Beccatevi il super inception della vita. Aiuto, voglio spadagne! Se non posso vincere da vaso, nessun altro vaso potrà vincere al posto mio. Non è un problema, ci penso io. Puoi scappare quanto vuoi o ti ammazzo e tu lo sai! Ah, la storia della mia vita. Non ci crederete mai, ma oggi giocheremo a nascondino con tutti i mates! Come dite? È un quadro, ma... è un quadro. È vero, è un quadro. Bene ragazzi, questo è Fni e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Minigames. Siamo tornati su Hide and Seek, il nascondino con Stepney. Ho fatto lo scherzo della cosa dei mates, ma in realtà sarebbe molto figo fare un episodio speciale, magari nel periodo natalizio, in cui siamo veramente tutti e quattro con quattro webcam. Sono rigorosamente un vasetto perché mi hanno concesso di scegliere questa trasformazione e sono in un punto in cui probabilmente non mi troverà nessuno per ore e ore e ore e ore e ore. Anche se in realtà una partita dura 5 minuti, quindi dire ore è un po' strano. Se c'è una cosa che adoro particolarmente del nascondino, oltre a raccontarvi delle storie o cose che mi passano per la mente, è il fare il parkour per raggiungere dei posti abbastanza strani che gli altri non possono vedere a primo impatto. Per esempio, un salto che mi facesse arrivare laggiù in fondo sarebbe veramente fico! E non ce l'ho fatta. Di qua però posso andare. Eccomi lì, sano e salvo. Questo qui è sotto di me, manco non se ne accorge. Aia! No, non è vero, non si accorge, se l'ha visto, mi ha visto, scappa, scappa, pochissima vita, oh mio Dio! Siamo morti, siamo decisamente morti, garantisco io, quattro cuori, ma dove vado, un colpo sono secco. Eccolo lì, come non detto. 20 cercatori, vi dico solamente questo. E siamo rimasti in 3. Evidentemente questa mappa era davvero difficile. Seekers are the winner. Fino a prova contraria, in questo momento sono un cercatore anch'io. È stata la partita più veloce della luce perché è iniziata. Sono morti tutti e mi hanno trovato subito. La prima dei bambini non conta niente. Vediamo, la seconda, ancora una volta vasetti. Mi nascondo da sempre e non mi hai mai trovato. È meglio così. Prendo il gelato, panna cioccolato. Beccatevi il super inception della vita. Lo so che qui non posso diventare un blocco solido, però sono un blocco decisamente invisibile. Chiunque passi di qui, per quanto può saperne, potrei essere un blocco di base dell'arredamento. Prima per caso vi ho parlato del Natale, vi ho detto che sarebbe figo far uscire un video speciale. Ma a proposito del Natale, avete già pensato a cosa vorreste ricevere per regalo? Tutti gli anni tanto va sempre a finire nello stesso modo. Ogni persona si riduce all'ultimo momento per cercare i regali per amici, familiari, ragazza, ragazzo, fratello, sorella, zio, cugino, babbo, e questo mi mena e devo scappare, ma non mi aveva visto. Ah, non mi ha visto, zitti tutti. Quindi magari dicendovi questa cosa vi ci ho fatto pensare un pochino prima e potrei avervi aiutato. Mi vede, devo spostarmi un pochino più in qua. Attenzione, questo è un angolo abbastanza bizzarro perché potrebbero non trovarmi mai. In ogni caso voi nei commenti scrivetemelo, qual è il regalo che vorreste per Natale, o se avete già pensato a che regalo fare a qualcuno di specifico. Io qui sono in mezzo alla stanza e li sto fregando tutti. Questo era sopra di me, ragazzi, non mi ha visto. Serve anche culo, non lo nego, perché tra poco probabilmente mi troveranno. Fatto sta che devo resistere ancora 2 minuti e 10 secondi e siamo solamente 6 persone in vita. Non vorrei essere pessimista, ma la vedo davvero molto dura. Sapete cosa faccio io? Registro la clip del vlog che in teoria dovrebbe uscire proprio oggi. Ragazzi, stiamo giocando al nascondino. Mi hanno trovato! Mi hanno trovato! No! Sono un coglione! È tutta colpa vostra! Se non avessi registrato forse sarei riuscito a scappare. E voi direte, ma mica è colpa nostra se hai preso la fotocamera a mano. Invece sì, perché io penso sempre a voi. Collegamenti strambi fra vlog e videogiochi. Vabbè, lasciam perdere. 1 minuto per trovare le ultime 3 persone rimanenti. 3 vasetti tra l'altro. Hanno vinto loro. Potevo essere tra i vincitori e invece no. Congratulazioni a quei 3. Io so bene che la cosa giusta da dire sarebbe: si gioca per divertirsi. E mi diverto praticamente sempre. Però quando vinco mi diverto un pochino di più. È innegabile come cosa. Questa mappa tra l'altro è anche molto difficile. E io, sapete come faccio a fregare tutti quanti? Mi metto qui, in un angolino, nell'acqua. Da questo momento in poi posso anche non toccare più la tastiera e non spostarmi. Non mi troverà nessuno. Probabilmente voi non lo sapete, ma i vasetti sono molto bravi nelle gare d'apnea. Infatti vincono sempre. Un vaso non può affogare. Se fossi stato una balla di fieno probabilmente sì. E sono molto sicuro che questo sia un buon nascondiglio, perché le persone ti cercano nei posti più bizzarri.
Harry. Questo è un posto dove passi comunemente, dove le persone non si nasconderebbero subito. Quando eri piccolino e giocavi a nascondino, qual era uno dei punti migliori? Il più vicino alla bomba. Quando ti allontanavi troppo, era ovvio che ti venivano a cercare a Monculi. Invece se stavi dietro l'angolo, lì uno diceva: ma che sanno qua vicini, mica sono scemi, e andavano lontano. Quando era lontano, tac, facevi bomba a te, oppure aspettavi fino alla fine per fare bomba a libera tutti, diventavi l'eroe del mondo, facevi il figo con la ragazza carina e la conquistavi dandole un bacio mentre eravate nascosti insieme. Ah, la storia della mia vita. Guardate quanti ce ne sono, veramente tantissimi, no? Che si stanno inseguendo fra di loro. Ho paura a pronunciare le famose parole che ogni volta fanno degenerare la partita. Mi sto annoiando in questa pozza d'acqua, nessuno che viene a cercarmi, nessuno vicino, nemmeno un brivido. Eccoci, uno sopra. È questo quello di cui parlavo, un po' di adrenalina, sentire che qualcuno è lì pronto ad ucciderti. Se devo spendere una parola a favore dei cercatori, questa tecnica di nascondino è fattibile solo nel momento in cui sei un vasetto che non occupa un blocco intero, altrimenti qualsiasi altro blocco sarebbe stato visibile. Quindi ringraziamo i creatori del minigioco per aver creato questa forma di nascondiglio perfetta. Oi 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 oi, sono qui due, attenzione, mi sta cercando tantissimo, se non mi ha trovato è un miracolo, mi ha pure guardato. Ed è finita, abbiamo vinto. Ve l'avevo promesso che questo nascondiglio ci avrebbe fatto vincere, però è stata una partita un po' passiva, un po' troppo se non altro. Cerchiamo di fare qualcosina in più, ovvero di vincere nascondendosi ma divertendosi un pochino. Tanto il vaso è sempre disponibile. Cerchiamo un nascondiglio plausibile che non ci faccia scoprire subito. Tipo qua sopra, bellino bellino, può essere un pochino complicato trovarmi. Eccoci lì, in bella vista, davanti allo scaffale, probabilmente vedremo passare tante persone. Teoricamente posso anche sporgermi, ma come sei visibile? No, 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 stai indietro. Pensavo che qualcuno sarebbe venuto a trovarmi quasi subito, e in realtà stanno girando a vuoto, per modo di dire a vuoto, considerando che praticamente tutti i miei compagni sono morti nella stessa velocità in cui prima erano morti in tutta la partita. Mancano 3 minuti e siamo già in 8 rimanenti. Rettifico, 7. Vincere una partita come ultimi rimasti in vita sarebbe molto ma molto soddisfacente. Quello laggiù è stato trovato, adesso siamo 4, baba via. Evidentemente ho trovato un buon posto senza rendermene conto. Top 3 raggiunta, il podio è vicino. No, che sto dicendo, sono già sul podio, però quello di bronzo per ora conta poco. Vogliamo l'oro. 2, argento conquistato, si avvicina la medaglia. Non mi guardare te costa giù, bravo, gira l'angolo. Non mi sono inventato niente di troppo particolare, cioè siamo qua, questo è qua sotto. Aiuto, mi ha visto, lo sapevo, vedete, sono l'ultimo rimasto in vita. Scappa step, un minuto di corsa e paura. Ok, ho fatto il giro tondo, spero che non mi abbia visto, mi ha visto e come, No, cavolo. Se per un attimo fossi riuscito a distrarlo, mi sarei lanciato all'interno della pozza ed avrei vinto come prima. Peccato, vincere per ultimo è molto figo. Nel frattempo che aspettiamo, un po' di parkour fa sempre bene per rimanere in allenamento. Non sono mai arrivato alla fine, chissà dove ti porta sto coso. E vaffancuore, blocco di nuovo, vai così. Ma no, ma è la stessa mappa, ma dai. Questa ve la metto un po' come mappa bonus, visto che c'è già stata due volte. Proviamo a ritornare qua, però stavolta non ci muoviamo. Non che prima avessimo fatto chissà quale movimento strano, però ci proviamo. Si vede che i cercatori di questa volta sono molto più scarsi. Qualche giorno fa è stato Halloween e Surry ha detto: ma se non approfittiamo ora per andare a giro vestiti strano, non lo facciamo mai. E poi ha pensato: ah no, aspetta, noi siamo youtuber, lo facciamo sempre. E potenzialmente è vero, perché per noi è sempre carnevale, sempre Natale, sempre Halloween, sempre un po' tutto. Quello lì ha tirato un blocco adesso che c'erano due persone vicine e giustamente è morto. Io invece stavolta vincerò la partita, che bello. Zitti zitti, mancano 30 secondi e siamo rimasti in 4. Aiuto, siamo rimasti 3, questo stava guardando qua sopra, poi ha cambiato lo sguardo. Stavolta ce l'abbiamo fatta, sì! 3 persone rimanenti, che vuol dire medaglia di bronzo, che è felice. Ma fino ad un certo punto. Basta quella mappa. No, non c'è più il vaso. Prenderò il melone. E vabbè, questa è ancora più semplice. No, dai. Avevano scelto un altro cercatore che ha quittato e quindi hanno scelto me. Non è un problema, ci penso io. Ho già visto qualcuno che sta per morire. Questo piccolo melone. Puoi scappare quanto vuoi, io ti ammazzo. E tu lo sai. È diventato una fornace. Dove è finito il melone? Ah, sta scappando. Pensavi che ti avrei lasciato in pace. Te lo scordi. Dovrei correre un pochino più veloce. Però, che caspita, vai, vai, vai che si piglia. Ma che fregatura, cioè io per prendere lui devo continuare a inseguirlo fino alla fine. E muori e basta. Adesso perlomeno aiutami, visto che siamo in due e l'altro è già uscito. Vuoi che qualcuno non sia salito qua sopra in cima? Qualcuno mi ha picchiato, raga, aiuto. Volevi? Scemo babbo che non sei altro. Uno ha scritto ciao YouTube, come fa a saperlo? Maledette ragnatele. C'è un blocco che dalla cima mi ha appena fatto cadere. La vendetta è un piatto che Stephanie conosce molto bene, sai? E io vi spacco il culo a entrambi, forse non hai capito. Ma cosa?
cosa? Oh, pensavi di fare il figo qua sopra? Invece sei caduto e ora ti spacco in due, coglione! A costo di inseguirti fino alla fine della partita perdo, ma ti ammazzo, scemo! Ti è eliminato, il tuo amico dove sta scappando laggiù? Acquittato, brutto buffone! Cazzo, hanno suonato, vaffanculo! Niente da fare, tutti quelli che muoiono alla fine escono dalla partita, quindi è impossibile. Di nuovo un altro. Lo faccio anche io, quindi posso lamentarmi molto poco. Qui qualcuno voleva fare tanto il figo, però adesso muore, piccolo scemo. Vai, tira, tira i razzi in cielo. Ho visto una lampada che sta per morire ed è proprio qua sotto. Ciao amico, è quello che scappava prima quando hanno suonato il campanello. Tu pensavi di fregare Steppi, ma invece ti ho fregato io. Sono rimasto chiuso in cucina, non riesco più ad andarmene. Tu cosa sei? Un piccolo nasconditore? Crepato. Per essere praticamente da solo direi che ho fatto fin troppo. Quello laggiù è riuscito a scappare, mi sa. Temo di sì. Pazienza, io però sono il primo a kill, quindi non è poco. Facciamo l'ultima partita e concludiamo in bellezza. Ho anche il vasetto stavolta. Chissà se qualcuno entra mai qua dentro per cercare le persone. Abbiamo vinto solamente una partita. È decisamente deludente come cosa. Un tempo era tutto un festeggiamento. Ehi, questa è vinta, la prossima pure, quella dopo ancora pure. Cosa stai facendo? Andatevene via, siete in due a rovinarmi il piano. Sgommate, questa è casa mia. È morto, quindi verrà a cercarci adesso. Vabbè. Tiro una TNT e me ne vado. Buona. Oh, fammi uscire, ciao. Vado a nascondermi da un'altra parte. Mi ha seguito. No, no, non mi merito di morire. Io sono un bravo nasconditore. Mi prego, non scappare. Aiuto. No, tutta colpa di quello stronzo. Ops, ti ho beccato. Fino al nascondino con i mezzi non ci voglio più giocare. Cari amici, questo video del nascondino termina qua. Che magra consolazione, un'unica vittoria in tutto il video. Spero comunque vi abbia fatto divertire. Se così è stato, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete. Se ancora non avete iscritto al canale, lasciate un like sul video. Passa per tutto. Aspetta però, la partita non è finita. Posso ancora ammazzarli tutti? Questa è la clip per chi è rimasto fino alla fine, che ci ha creduto come me. Coglione, sta in gabbia, va, scemo. Quello è un vaso da uccidere, bravo. Prendilo di mira, lo uccido io, tranquilli. Ci pensa Stepney, morto. Se non posso vincere da vaso, nessun altro vaso potrà vincere al posto mio. Ne è rimasto soltanto uno. Ma come?